Quindi i 5 consigli che io vi do per lasciare un ragazzo o una ragazza, perché alla fine valgono un po' per tutti. Allora, il numero 1, ascoltati. In che senso? No. Ma partiamo dall'inizio. Benvenuti su Blonde and Funny. Io sono Cora Clarissa e in questo canale parliamo di Cina. Un po' di, diciamo, crescita personale e tutto nel modo più ironico e simpatico possibile. E nel mio video precedente vi ho parlato di le 5 cose che dovreste sapere prima di andare in Cina. Se non l'avete visto, ve lo metto qui, ve lo linko. Oggi parliamo di un argomento un po' più serio, diciamo, quindi relazioni sentimentali, precisamente. Diciamo dei consigli su cosa fare quando ci rendiamo conto che i nostri sentimenti per quella persona sono cambiati e dobbiamo trovare il coraggio di dirglielo, diciamo. Ovviamente è basato sulla mia esperienza personale, quindi non pretendo che siano i consigli che vanno bene per tutto il mondo. Magari ci sarà qualcuno che ha avuto o che ha un'esperienza simile alla mia. Magari qualcuno che li ascolterà così, oppure chi non li ascolterà per niente, comunque diciamo che sono dei miei consigli. Potrebbero sembrare banali, però per me non lo sono stati in quel momento nel metterli in pratica. Allora, la mia ultima relazione, diciamo, seria, risale a quando ero in Cina e dove stavo con un ragazzo ucraino, che poi non ho mai capito se è ucraino o ucraino o entrambi. Vabbè, comunque, e siamo stati insieme tipo 2 anni e mezzo circa. E vabbè, allora partiamo dal presupposto che lui è una bravissima persona a cui voglio bene e a cui auguro il meglio. Però purtroppo la nostra storia inizialmente andava bene, però poi un po' differenze culturali, un po' per i nostri caratteri che non erano compatibili. Insomma, c'è stato un patatrac. E quindi mega crisi nera da parte mia, nel senso che io a un certo punto lo sapevo dentro di me che i miei sentimenti erano cambiati, però non avevo il coraggio di dirglielo perché mi dispiaceva, perché io ero un bravo ragazzo, sapevo che ero innamorato. Poi a un certo punto ho iniziato a pensare, ma forse mi sto sbagliando, forse è un periodo, solite tiritere. E quindi ho avuto la brillante idea, siccome in quel periodo io abitavo da sola in un appartamento in Cina, no? Lui veniva spesso a casa mia, eccetera. Ovviamente in questo periodo di crisi ho iniziato a avere, mi sentivo sempre con l'ansia, ogni scusa era cioè ogni cosa era un motivo per litigare, cioè non ci toccavamo neanche per sbaglio, naturalmente, e insomma era tutta una tensione, io comunque magari c'erano dei momenti in cui mi sentivo sola, in più stress lavorativo, cose, ho avuto la brillante idea non di dirgli che i miei sentimenti erano cambiati e forse era il caso di finirla là. No, ho avuto la brillante idea di comprare un gatto, perché ovviamente ho pensato, ma magari aspetto, magari ci sarà un momento giusto per dirglielo, magari non sono così sicura, bla bla bla. Mi prendo un gatto che mi fa compagnia e nella mia testa quello avrebbe colmato in qualche modo i miei problemi del momento. Allora, a parte che quel gatto è bellissimo, di quelli con le orecchie basse, poi magari ve lo faccio vedere, si chiama China, vabbè, adoro. Però diciamo che non è che abbia risolto i problemi. Com'è andata a finire che alla fine, da quando io ho iniziato a pensare forse è il caso che ci molliamo, sono passati mesi, adesso io dico 6 mesi, sicuri, forse di più, non mi ricordo. Comunque sono passati mesi finché alla fine della fiera gliel'ho detto e naturalmente. Vabbè, è stata tragica come è normale che siano, tra pianti eccetera, però poi gliel'ho detto e ovviamente poi mi sono sentita bene perché alla fine era quello che volevo e io lo sapevo, avevo solo paura. Fine. Quindi i miei, ora vi dico i miei 5 consigli per lasciare una persona sulla base di questa storia. Il
Il primo, ascoltati, quindi non fate come me che ho aspettato una vita solo perché non avevo il coraggio di ascoltarmi nel profondo e di seguire quello che mi sentivo. Ascoltatevi perché la risposta ce l'avete già dentro di voi e anche se è difficile spiegarlo a parole, uno lo sa quando i sentimenti sono cambiati e lo senti. Ogni motivo è buono per litigare, il tuo corpo ti dà dei segnali, tipo ansia, queste cose qua, non hai voglia di vederlo, ti pesa stare con lui, insomma, tutte queste cose qua le sappiamo, quindi ascoltiamole, ascoltiamoci. La seconda cosa è non aspettare il momento giusto, perché notizie flash, il momento giusto non arriverà mai. Io anch'io aspettavo, dicevo, mi ricordo che dicevo anche alla mia amica, ma non lo so, forse aspetto, forse non è il momento giusto, eccetera, eccetera. Non arriverà mai il momento giusto. Comunque, in qualsiasi momento sarà una sofferenza, ma perché è normale che sia così, sia per chi lascia e ovviamente sia per chi viene lasciato. Quindi è normale. Però non dico che se l'avessi fatto prima sarebbe stata, cioè, sarebbe cambiato chissà cosa magari, però sicuramente lui avrebbe avuto dei mesi in più per reagire a questa cosa, mettersela via, eccetera. Quindi via il dente, via il dolore, come si dice. Terza cosa, la più divertente ovviamente, non comprate un gatto. Quindi, vabbè, questa è una metafora per dire che un animale o qualsiasi altra cosa dovrebbe essere preso per diciamo migliorare la nostra vita, quindi dare un plus alla nostra vita e non per tentare di colmare qualche nostro problema, perché ovviamente nessuno può farlo, solo noi possiamo farlo affrontando quella situazione. E anche se quel gatto è probabilmente stata una delle cose più belle di quel periodo, comunque ovviamente è stato un problema in più, nel senso che nel momento in cui ci siamo lasciati e io sono tornata in Italia, dovevo importare il gatto, quindi non vi dico, questo è anche un argomento interessante, l'importazione di un gatto non è così facile come sembra, anche se in effetti non sembra neanche facile solo a dirlo, pensate a farlo, è stato il delirio, ce l'abbiamo fatta, però insomma, sì, ecco, quindi soprattutto se siete all'estero, ma anche se non siete all'estero o comunque magari, non lo so, abitate con quella persona, eccetera, poi potrebbe esserci il problema del sì, abbiamo preso questo animale insieme, ora chi se lo tiene se ci molliamo? Cioè, quindi anche queste cose magari farle con un po' di criterio, ecco. Quarta cosa, non confondere l'amore con l'abitudine. Nel senso che a tutti dispiace mollare qualcuno e poi in quel momento ti vengono in mente solo le cose belle, ma con lui facevo questo, facevo quello, adesso come farò, eccetera. Non si può stare insieme a qualcuno perché ci dispiace o perché siamo abituati a avere una routine con questa persona. Proprio perché gli vogliamo bene, è giusto che questa persona trovi la felicità che se non è con noi sarà con qualcun altro. Quindi non fatevi confondere da sensi di colpa, queste cose qua. Rimanete fissi su quello che sentite. Questo è legato al punto 1. 5. Diglielo nel modo più chiaro possibile, cioè quando avete deciso e ovviamente dovete essere sicuri non al 99 ma al 101%, diteglielo in modo chiaro senza lasciare aperte speranze o senza poi iniziare a sentirvi ogni giorno, cioè magari i primi giorni è normale, però poi state freddi, nel senso che anche se è brutto, sarà la cosa migliore per quella persona perché quando vedrà che voi siete fermi in quella, diciamo, decisione, sarà un modo per mettere un punto e reagire. A me sta cosa ha aiutato tanto. Almeno questo, visto che ho aspettato mesi, almeno questo sono riuscita a farlo. Per chi è arrivato fino a questo punto, vi spetta il consiglio bonus. Che è questo, se siete all'estero, la vostra relazione è finita, però il gatto o il cane o qualsiasi cosa sia l'avevate già comprato, scrivetemi qui nei commenti che almeno cerco di darvi delle indicazioni su come organizzare l'importazione perché veramente è una cosa non da poco.
No, dai, comunque questa era una cosa così per sdrammatizzare. Quindi questi sono i miei 5 consigli per finire una relazione, basati sulla mia esperienza, messi anche in modo un po' così, diciamo, simpatico con la storia del gatto, che però è vera, giuro. E ecco, so che sono delle banalità, però alla fine una persona una volta molto saggia mi ha detto che le cose scontate non sono così scontate nella pratica. E infatti per me in quel momento non è stato per niente immediato metterle in pratica, anzi, quindi se qualcuno si trova nella stessa situazione, spero che possano tornarvi utili, altrimenti vi sarete fatti una risata, avrete scoperto una cosa in più di me e basta. Comunque, ovviamente questa è la mia esperienza, ci sono milioni di casi, milioni di relazioni, milioni di persone che hanno crisi nella propria storia e che ne escono tranquillamente, ma ovviamente, questo l'ho preciso, questa cosa è basata sulla mia esperienza personale in una relazione in cui a una delle due persone, in questo caso io, i sentimenti sono cambiati. Non è che questa cosa vale per tutti, cioè c'è chi si molla per altri motivi, c'è chi per, non lo so, non si molla mai perché va sempre tutto bene, chi litiga e poi risolve, insomma, non voglio generalizzare, era solo un video, insomma, messo anche in modo un po' simpatico per raccontarvi uno la mia esperienza e magari darvi qualche spunto se avete una situazione simile. Questo ci tengo a precisarlo. Comunque, il messaggio che io volevo lasciarvi con questo video è una cosa molto semplice, ma a volte sottovalutata, anzi spesso sottovalutata, che è una cosa che ho imparato, soprattutto di recente, che è quello di ascoltarci di più, seguire il nostro istinto che sa sempre dove vogliamo andare e non lo ascoltiamo quasi mai, e ascoltare anche il nostro corpo che spesso ci dà dei segnali. Quindi, se noi ci ascoltiamo più nel profondo, capiamo più nel profondo qual è la cosa giusta per noi. Adesso, io ho usato l'esempio della relazione, che io in quel momento non era più la relazione che volevo e non mi ascoltavo. Ma ovviamente è un concetto che può essere utilizzato in tantissimi casi, cioè è proprio un concetto generale che è quello di ascoltarsi, seguire il proprio istinto e cercare quello che fa felici noi in primis. Perché ovviamente quando ci ascoltiamo, stiamo bene con noi stessi, siamo felici, poi abbiamo molto più da dare anche agli altri. E basta, ok? Fase filosofica, spirituale finita. E se siete arrivati fino a questo punto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete un like, spero vi sia piaciuto il video. Altrimenti mettetelo lo stesso, che voglio far crescere un po' il canale. Se volete andare a vedere i miei canali social, vi metto tutte le informazioni. E se vi va, vi lascio una domanda a cui rispondere qui nei commenti. Se vi va di raccontarmi, allora vi do due alternative. La prima, se vi è mai capitata una situazione simile e come l'avete affrontata, però ovviamente questa è una cosa molto personale. E la seconda, altrimenti alternativa, se vi è mai capitato di dover importare un animale e se ce l'avete fatta, sarà tutto bene, se ci sono stati, perché io ho avuto un sacco di inconvenienti, ma ve ne parlerò in un altro momento. Fatemi sapere nei commenti che li leggo. E basta. Quindi direi che è tutto e ci vediamo ogni lunedì sera. Pubblico un video, quindi ci vediamo al prossimo video lunedì prossimo. Ciao! Per chi è ancora qui avete il doppio bonus, quindi ora vi faccio vedere il gatto fatidico. Eccola! È lei la piccolina! È un po' addormentata, stava dormendo, però è lei, Chiny. Si chiama Chyna, ma io la chiamo Chiny. Fatti vedere un attimo, carina. Fatti vedere un attimo, carina. Ma guardatela che piccola! No, non ce la fa sta sveglia in questo momento, povera! Eccola! Ora sì, Chiny, si vede bene la tua faccia, ma sei mezzo addormentata. Saluta tutti! Ciao!